Colpo con l'esplosivo al distributore Ego di Codevigo sulla strada statale 516. Attorno alle 3 di notte, ignoti hanno utilizzato dell'esplosivo per sventrare la cassa automatica del distributore. Il distributore è uno dei tre gestito da Michael Pasotti di Chioggia. Gli altri due sono l'IP di Viale Mediterraneo a Sottomarina e il Coil di Cavanella. Michael Pasotti è noto per la sua passione per il rally. Abbiamo pubblicato più volte le sue vittorie già da quando era 17enne. Purtroppo non è la prima volta che i distributori sono presi di mira da malviventi che non esitano a utilizzare le maniere forti pur di mettere mano all'incasso. Altre volte hanno utilizzato delle ruspe rubate in cantieri vicini. L'impianto è coperto da assicurazione. Al momento non è noto quanto sia stato portato via, in quanto anche i computer sono stati danneggiati. Si ipotizza, sulla base dello storico, di una cifra attorno ai 5.000 euro. Tra l'altro, parte delle banconote sono state bruciate dall'esplosione. Comunque, anche se il gestore è coperto dell'assicurazione e i costi di ripristino sono a carico della società Ego, prima che l'impianto possa tornare a essere funzionale potrebbe passare anche un mese. Breve considerazione: quanto bisogna essere folli per rischiare condanne penali e di poter arrecare gravi ferite se non causare la morte di qualcuno per portare a casa qualche migliaio di euro?